governo fossile, così definisce il governo Renzi l'onorevole pentastellato Danilo Toninelli, che riapre la questione dello stoccaggio gas in provincia di Cremona, un'attività che procede, a detta dello stesso primo cittadino del paese, senza che siano temperate le prescrizioni di legge, le direttive europee e le circolari ministeriali. Un abuso del territorio piegato agli interessi delle multinazionali, che subisce stoccaggi e prelievi di gas senza alcun piano di emergenza esterna, senza elaborato per i rischi rilevanti e senza un monitoraggio sismico indipendente. Un grande rischio per la popolazione in caso di incidente, sul quale già era partita un'interrogazione rivolta al governo sulla situazione oltre un anno fa, rimasta senza risposta. Siamo al paradosso, stanno iniziando ad inserire gas sotto i nostri piedi a Portolano. Ricordo che la capienza del giacimento è di 1 miliardo e 200 milioni di metri cubi di gas metano, e hanno iniziato a farlo senza le autorizzazioni, cioè in pratica loro stanno mettendo metano senza che ci siano quelli previsti dalla direttiva europea Seveso e dalla legge italiana sui piani di emergenza. Circa 60.000 abitanti non sono al sicuro, perché lo Stato e neanche l'azienda che li sta che sta gestendo tutto il gas sono pronti per l'emergenza. Quindi siamo al paradosso, è un impianto fuori legge a tutti gli effetti. Il governo Renzi è un governo fossile, nel senso che sta investendo nel petrolio, nel carbone, nel gas metano. Solo Bordolano, per far capire, grazie all'iniziativa del governo Renzi, ha avuto e avrà un finanziamento di 283 milioni di euro dalla Banca Europea degli Investimenti. Il governo Renzi investe su un settore che dovrebbe essere accantonato, perché il gas metano ne abbiamo sempre meno bisogno, e poi oltre a questo non crea posti di lavoro. Stanno facendo cose che mettono a rischio la nostra sicurezza e non fa guadagnare nessuno, se non chi? Alcune multinazionali, perché dietro gli impianti di stoccaggio di gas in Italia, per farvi capire, c'è la JP Morgan, una delle più grosse banche di investimento statunitense e quindi mondiali, da cui è partita la crisi economica mondiale. Oggi, oltre alla richiesta di chiarimenti, c'è una proposta formulata insieme ai comitati ambientalisti della Lombardia. Innanzitutto rispettare la legge, non ci sono i piani di emergenza esterni, non è in sicurezza, non sono in sicurezza i cittadini che abitano vicino, quindi non si può iniziare. Questo capita nel lavoro normale e nella vita quotidiana. La seconda è l'applicazione di una direttiva europea, che è la direttiva Seveso, che dice alle prefetture da cui dipendono i permessi, diciamo, a questi impianti, di fare una consultazione popolare. Noi proponiamo, sugli impianti di stoccaggio, noi proponiamo di abbinarla al referendum che ci dovrebbe essere il 17 di aprile sulle contro le trivellazioni volute ancora da Renzi, che più o meno sono connesse, nel senso che si vanno a bucare i nostri territori, anche addirittura marittimi, per andare a cercare gas e altri fossili.